Gli sguardi va ex aequo, perché siamo in tre ma non sappiamo deciderci, a Panorama di Louis Fang, Francia, per l'originale trasposizione di segni grafici in immagini in movimento e per la capacità di creare un universo evocativo e libero, e a Solos di Kan Lumé e Lu Xian, Singapore, per aver creato un film in cui la parola non è necessaria a trasmettere emozioni e in cui la forza delle immagini trasforma esperienze personali in esperienze universali. Merci, c'était déjà un très beau cadeau d'être... Era già un bel regalo essere stati invitati qua, e questo premio è come la scritta finale sulla torta, la CDC, grazie. Sulla torta, questa era la scritta però. Ci tengo a ringraziare molto l'equipe del festival per l'accoglienza che mi ha riservato, per la programmazione ottima che ha fatto, grazie. Grazie per avermi invitato a questo festival, è così importante per me essere qua, per aver programmato il mio film. Wanted to discover and recognize new work because it's so important for filmmakers from that. No, è importante soprattutto per noi registi che arriviamo da parti lontane del mondo dove spesso abbiamo difficoltà a mostrare i nostri film nel nostro paese. Io vengo da Singapore e quindi per me è fondamentale essere riuscito a far vedere i miei film qui e avere incontrato altri registi. My country really matters a lot and it will make a difference for me and for the industry. Lascio subito la parola per introdurci brevemente questo film che ha avuto dei grossi problemi a livello di censura, è stato cancellato dal Festival di Singapore e quindi è per noi è una proiezione molto importante oggi. Lu Xian? Avete delle domande? Io volevo chiedere, la scelta del silenzio, che è bellissima, silenzio come parole per una musica stupenda. C'è una ragione sicuramente, mi spiega quale? Is there a reason? Which one? Why? Okay. Before I answer the question, I just like to say that I apologize if just now the introduction was a bit cut, but I don't like saying too much in front of the movie. So, yeah. But I'm ready to answer any questions you might have. So that was the prelude, and now his question. Initially from the very beginning, we started conceptualizing the movie as a soundscape, as the whole thing is actually one track. Yeah, and we got this. We were very, very fortunate to get this very talented sound design artist in Singapore, and she agreed to work on this project. And we gave him quite a huge control on what came up. Oops. Okay. Forgot about you. Don't worry. Ok, prima di tutto mi scuso perché non mi piace parlare molto in pubblico, quindi nella presentazione non vi ho detto molto. Poi per rispondere alla domanda del signore, per noi è stato molto importante la concettualizzazione di questo film. E dunque abbiamo collaborato con una persona di grande talento, con un designer del sound molto importante, e quindi gli abbiamo dato l'opportunità di esprimersi in questo film. Per noi è stato molto importante appunto la musica e quindi la scelta del silenzio. In the initial stages, there was supposed to be dialogue, but in... All'inizio pensavamo di costituirla con dei dialoghi, ma poi... But after that, after repeated watching and the editing actually sculpted a lot of the movie, we decided that it was superfluous, so we took it out. Ma dopo il montaggio abbiamo deciso che era superfluo e quindi l'abbiamo tolti. Yeah, so... This is what it became. Ecco perché, questo è il motivo. Io volevo chiedergli com'è stata la reazione in Singapore rispetto a questo film e come questo film è stato accolto anche all'estero e se ha avuto una visibilità internazionale. In Singapore it hasn't been screened.
non ha avuto un grande successo in Singapore, non ha avuto successo di grande schermo. The story is a bit long, which will take time to translate, but c'è una lunga storia, quindi ci metteremo un po' di tempo per spiegarla. But in short, it hit headlines when it was supposed to be premiering in the Singapore International Film Festival, and the censorship board required cuts, and the policy of the festival is not to screen any movie that has cuts. Doveva apparire nella premiere di Singapore nel film festival, ma ci sono stati fatti dei tagli e questo non è previsto in questo festival, nella politica di questo festival. Yeah, so that's why it didn't get screened. So technically it's a ban, but yeah, that's what they do nowadays. They don't ban movies, they just stop it from being shown. Ecco, tecnicamente non vietano i film, ma comunque alla fine è quello che succede. But it has done quite well. It premiered in Busan in the end. Ma comunque ha un buon successo comunque. Yeah, è stato proiettato. La prima è stata fatta al Festival di Busan, che è un festival molto importante nella Corea del Sud. Yeah, I understand. Yeah. And after that, it went to AFI and a few other festivals. E dopo è andato appunto uscito in altri festival come AFI. Yeah, so it. I'm actually very fortunate and. Thank you for inviting. Nel tuo film c'è molta attenzione nella costruzione delle immagini e nella fotografia, nella luce. E tu lo codirigi e lo interpreti. Volevo sapere qual è la tua formazione professionale, cioè se è quella di attore o se hai contribuito anche alla scelta della parte tecnica del. In order to explain the question, I have to talk about the process of making the film. Basically, it was a very small crew. Parlerò per rispondere a questa domanda del procedimento per il film. Era una crew abbastanza piccola. What happened most of the time is that there were only three people present. Di solito succede che hanno bisogno solo di tre persone presenti. Yeah, so what I usually do is I set all the framing and I run in and my co-director press record. Di solito stabilisco tutto quello che è l'ambito e parlo con il mio, con l'aiuto, il mio aiuto regista, colui che collabora con me. And since we had the benefit of shooting on like Panasonic HD, Panasonic card, so we could afford to watch playbacks. We don't have to care about time code problems. E abbiamo avuto il benefit appunto di lavorare con questo tipo di pellicola della Panasonic HD. And now to this question. I actually had training in graphic design Ho studiato come graphic designer. Then after that, when I went into art school, I decided to major in film. E quindi dopo che sono andato alla scuola di arte, ho deciso di intraprendere la carriera appunto di direttore nei film. I'm not really an actor, and I don't call myself an actor also, because I think it's an insult to a lot of great actors out there. Quindi non mi definisco un artista, credo che un attore, scusate, credo che appunto sia un insulto per molti attori dirlo. Yeah, it just happens that these two films and Pleasure Factory later just happened to came at the same time. Yeah. But I don't think I'll be acting anymore. Quindi può succedere che io appunto lavorando in un film possa essere un attore, ma non mi definisco comunque attore, magari non succederà neanche più, forse. Yeah, but anyway you're a good actor. Comunque sembrava attore, grazie. Lo zia è anche protagonista del film di Acciaio e Grotam che vedrete stasera a Pleasure Factory nella sala Ambrosio 1. Ci sono delle altre domande? No? Sì? Prego. Io non avevo capito una cosa della trama. Cosa la madre ha letto nel telefono del figlio e se il suo suicidio è legato alla sua solitudine o all'omosessualità del figlio? You don't know what to say. No, you don't want to say it. Yeah. Non vuole dirlo. Privately, maybe we can talk about it later. Mm-hmm. Potete parlare in privato magari dopo. Okay. Altre domande? Io lascio spazio alla prossima proiezione se volete parlare con Lo è qui al cinema. Io ringrazio ancora di averci dato la possibilità di proiettare questo film, per noi è un film molto importante, è un film molto coraggioso,
E quindi thank you so much for coming. Thank you very much.